Sì, c'era anche questa cosa per quanto riguarda Arcane, che lo studio di animazione di Arcane vorrebbe animare Vagabond. Ora, non... Cioè, prendiamo con le pinze questa cosa perché non è per ora ovviamente confermata. Io non conosco Vagabond, so solamente che è un manga, mi pare, di alto livello, nel senso me lo consigliate molto da un po' di tempo. Vagabond è in uno stato deplorevole, non a causa della sua qualità, ma perché è in pausa da maggio 2015. Ammazza, che cazzo è successo? Il motivo principale è l'enorme pressione di creare la serie perfetta. Ehi, l'enorme pressione nel creare la serie perfetta lo ha svuotato della sua passione, trasformando più in un compito gravoso che in qualcosa che amava. Questo perché, come al solito, immagino che avrà letto un po' troppo le recensioni, magari non le recensioni, ma comunque i commenti delle persone che... Ho notato proprio che in Giappone molte persone non riescono proprio a reggere le critiche. Mo non vi dico l'hating proprio pesante, ma anche solo critiche o cose proprio li devasta. Non riescono a stare al. Cioè, non riescono a reggere la botta. E in questo caso, addirittura non lo sapevo che era andato in pausa da, porca puttana, 9 anni. E magari se facessero l'anime di Vagabond potrebbe tornare la voglia al mangaka di continuare a scrivere i capitoli. E infatti la prospettiva di vedere Vagabond adattato ha creato molta eccitazione nei fan. Quindi a sto punto, se a prescindere comunque su quale anime faranno, semmai lo studio di Arcane, che penso dovreste conoscere tutti come è stata la prima stagione di Arcane, facesse un anime, raga, possiamo proprio metterci il bollino di approvazione che sarà una roba della Madonna. Quindi magari, ma magari. È successa pure una cosa parecchio brutta su X, come cazzo si chiamava quello di Yoka, Mou. Mary S2 è una disegnatrice, poi non so se fa anche altro, ma principalmente disegnatrice, che praticamente negli ultimi anni faceva illustrazioni su Yoka, illustrazioni di una certa qualità. Vi faccio vedere delle immagini. Ecco qua alcune delle illustrazioni, questa, cioè le avrete sicuramente viste in giro, veramente bravissimo, una roba fuori di testa la qualità che aveva, e praticamente ha tenuto in piedi il fandom di Yoka per... non mi ricordo neanche da quanti anni è che fa queste illustrazioni. È successo anche robe mezze hentai, diciamo che molto probabilmente le persone lo seguivano perché speravano in un possibile sviluppo hentai di Yoka. E praticamente la cosa che è successa è che ha ricevuto delle critiche. Non ho ben capito in realtà il motivo, però delle persone, o forse una persona, non so se erano in tanti, forse anche solo uno, ha iniziato a prenderla, perché dovrebbe essere una ragazza, a prenderla di mira, a scrivergli messaggi di odio, di robe, non lo so, insulti, minacce, a creare diversi account per insultarla. E come dire, la conseguenza di questa cosa è stata che lei non ce l'ha fatta più e ha deciso di prendersi una pausa e ha praticamente tolto tutti i post che aveva su Twitter, cioè tutte queste immagini che vedete, che vi ho fatto appena vedere, non ci stanno più. Prima qua era proprio, non c'è più niente. Cioè prima era pieno di immagini, adesso dato che mi pare che era proprio una cosa che gli diceva questo tizio, gli diceva togli tutte le tue immagini, fai cacare, fanno schifo, togliele, non sai disegnare, che cazzo ne so, robe di sto tipo. E lei ha deciso di, a quanto pare, dar ragione a questo tizio, ha tolto tutto. Purtroppo, regà, in questi casi che tocca fa? Cioè, ovviamente io mo non so neanche quali sono le motivazioni del perché è stata presa di mira, ma non ha. Ecco, addirittura dice che ha iniziato a soffrire di questa cosa dal 2022, quindi è da 2 anni che va avanti questa roba. In realtà tutti i suoi lavori sono ancora presenti su Pixiv, che è un'altra piattaforma, ma è veramente assurdo che si arriva a questo punto. Quindi, ovviamente, è al 99% colpa di chiunque è stato a fare sta roba, perché non c'ha veramente senso. Io una bassissima, come dire, percentuale di colpa, però, cioè, non per fare victim blaming, ma la darei pure a Mary, nel senso, ma, cioè, perché dovresti dar ragione? Ci può stare che ci rimani male per le critiche, e fin lì ok, ma perché dovresti darla vinta a qualcuno che ha proprio come obiettivo quello di farti fare questa cosa? Cioè, da quanto ho capito, perché ho letto un po' di commenti su questa vicenda, proprio la cosa che volevano questi qua che l'hanno insultata era che lei togliesse tutte le immagini da Twitter. Ma
Cioè, era proprio l'ultima cosa che doveva fare. Cioè, nel senso, ci sono molti modi per affrontare una vicenda del genere. Poi, non, in realtà, non so neanche che cazzo di insulti ha ricevuto. Però, darla vinta a chi ti fa questa cosa, togliendo tutti i tuoi lavori da Twitter, che tra l'altro lei ci guadagna pure, perché su Twitter c'è la monetizzazione, e con, vi posso assicurare, con 1 milione di follower e con tutti i like che prendeva per i suoi lavori, ci guadagnava pure abbastanza. Quindi. Cioè, non solo è un danno personale perché hai dovuto togliere le tue cose, ma è un danno anche economico togliere le robe. Quindi io, nel senso, mi rendo conto che è difficile e anche banale dire che avrebbe dovuto resistere, perché chissà che cazzo ha passato, però darla vinta così a sti stronzi è veramente fastidio. Cioè, mi dà proprio fastidio sapere che il motivo per cui ha dovuto togliere tutte queste cose è stato per qualche coglione che l'ha insultata o quant'altro. Quindi. Purtroppo è andata così, cioè ci sono persone che ne soffrono molto di queste cose e ovviamente non è che gliene si può dare più di tanto una colpa, però a me dispiace perché comunque Pixiv non ce l'ho, non è proprio un social che mi piace molto, l'ho scaricato tempo fa ma non mi interessa molto. Seguivo molto volentieri questa tizia su Twitter e adesso va così. E adesso va così. Purtroppo perché ci sta la gente con i tumori, con il cancro al cervello che deve rompere il cazzo senza motivo. Sì, per ridere, esatto. Perché ha disegnato A. Ma ha disegnato PG che non piacciono al fandom. Guarda, io le uniche cose per cui la seguivo erano le immagini di Chitanda e Ōreki di Hyoka, ed erano i due personaggi principali, i due protagonisti, quindi forse ha fatto anche altre illustrazioni, ma al 90% erano loro due. Quindi non vedo. Cioè, ma di certo il problema non sarà quello perché, cioè, ship migliore di Chitanda e Ōreki non c'è.